sul mio canale. Continuiamo a parlare di Halloween creativo. Oggi voglio mostrarvi una creazione realizzata tutta per intero dalla A alla Z con la ricamatrice. Come sapete io ho una ricamatrice molto grande, la Brother Stellaire, marcata Disney, e quindi ho scelto un soggetto di Halloween Disney per realizzare un delizioso fuoriporta. Vi mostrerò tutti i passaggi che ho fatto e poi alla fine vi farò vedere che fantastica creazione ne uscirà. Buon tutorial! Eccoci qui, ci siamo spostati alla macchina. Io seleziono subito Disney. La macchina ha un ricamo di Halloween che è bellissimo, è già presente. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Insomma, tutti i personaggi Disney classici, quindi Topolino, Minnie, Paperino, Paperina, Pluto e Pippo, in un bellissimo con una bellissima scenografia di Halloween. È un ricamo lunghissimo a 59.611 punti e 95 minuti di durata per 16 cambio colore, ma è davvero bello e oggi voglio provarlo per voi. Imposto il mio ricamo. Eccolo qui, i ricami Disney presenti all'interno della macchina non possono essere modificati, perché se avessi potuto modificarlo lo avrei leggermente rimpicciolito, visto che voglio inserire una cornicetta intorno. Alcuni dettagli usciranno fuori, ma non importa. Quindi vado su aggiungi, seleziono le cornici, vado in una cornice rettangolare, la più semplice perché ho pochissimo spazio, la imposto ed è qui. Adesso vado su modifica e la ingrandisco, prima lateralmente e poi in verticale. Ecco qui, è perfettamente centrata e quindi vado su modifica e ricamo. Ecco qui, il mio ricamo è pronto per partire, si è leggermente modificato visto che ho aggiunto una cornicetta, quindi i punti adesso sono 59.947, 96 minuti e 17 cambio colore. Passiamo all'intelaiatura. Quando lavoro sul feltro io non metto stabilizzatori perché il tessuto è già bello rigido, quindi non metto stabilizzatori né sopra né sotto. Poi ovviamente ognuno in base alla propria esperienza si regola un po' in base alla propria esperienza. Io preferisco fare in questo modo perché vedo che il ricamo viene benissimo sia sopra che sotto, quindi non metto neanche lo stabilizzatore idrosolubile sopra per far bene, perché la superficie è bella liscia. Partiamo allora con il primo colore, che in questo caso è un verde Tiffany. Lo inserisco nella macchina e facciamo partire il nostro ricamo. Prendiamo un colore simile, io in questo caso ho un verde acqua, e lo inserisco nella macchina. Faccio tutto il mio giro, abbasso il piedino, taglio il filo in eccesso, infilo l'ago e parto. Colore è andato, aspettate che sposto questa. Bene, come potete vedere adesso dobbiamo fare il secondo colore. Qui abbiamo la lista dei colori ed è passato un minuto, abbiamo fatto 873 punti su 59.947. andiamo avanti con il nostro ricamo, cambiamo il colore e proseguiamo, così via per tutti i colori. Thank you.
durante il ricamo ovviamente la spolina di sotto finisce, insomma dobbiamo cambiarla, la macchina ci avvisa, quindi dobbiamo tagliare il lavoro dove eravamo rimasti, rimuoviamo il telaio e sostituiamo la nostra spolina. Fate molta attenzione ad inserire alla perfezione la spolina di sotto, altrimenti durante il ricamo il filo di sotto verrà fuori. Questo è un errore che succede molto spesso. Ora inserisco di nuovo il mio telaio, vado indietro di qualche punto giusto per essere più precisi e riparto. Siamo arrivati alla fine del ricamo. Prima di partire con la cornice, quella che ho aggiunto io all'inizio del ricamo, per far venire il lavoro più pulito, cosa faccio? Levo il telaio dalla macchina, mi sposto al piano da lavoro, ecco il mio ricamo terminato, manca solo la cornice. Per far venire il lavoro pulito anche dietro, ecco, io prendo un altro pezzo di feltro, in questo caso ho deciso di prenderlo arancione, con molta attenzione lo fisso con qualche spillo. L'ideale sarebbe utilizzare quelli con la parte superiore, diciamo piatta, non questi, però al momento ho solo questi. Lo fisso insomma con qualche spillo, giusto per evitare che si sposti. Ecco fatto. E lo rimetto in macchina. Ho infilato il colore che ho scelto per questa piccola cornice e parto con l'ultimo passaggio, ossia la cornice. Ricamo è terminato, posso levare il telaio dalla macchina,
E adesso taglio tutto intorno. Ecco il nostro quadretto. Bellissimo. E niente, un piccolo tappio dietro, un nastrino per poterlo appendere ed è finito. Allora, eccolo qui. Come vi ho detto nel video, sul retro ho attaccato con un po' di colla calda un nastrino arancione per poterlo appendere. Ci ho messo un sacco di tempo, una infinità di punti, ma il soggetto è davvero meraviglioso. Del resto è un soggetto marcato originale Disney presente all'interno della macchina ed è davvero fantastico. Bene, se il video vi è piaciuto ricordate di lasciarmi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale con la campanella e mi raccomando seguitemi su Facebook e su Instagram. Alla prossima!